E così il Premio Strega 2016, edizione del 70esimo, ha il suo vincitore. Come ormai sapete, ha vinto questa edizione del Premio Strega Edoardo Albinati con il suo libro, librone, La Scuola Cattolica, pubblicato da Rizzoli. Un librone perché, come ben sapete, è un volume di quasi 1300 pagine e può essere considerato uno dei volumi più corposi della letteratura italiana, motivo per cui vi invitiamo anche a leggerlo in ebook, così almeno salviamo più di un albero, molto più di un albero, visto il consistente numero di pagine da cui è composto. La classifica, diciamo così, di posizionamento del premio Strega 2016 è così composta: al primo posto Albinati con La Scuola Cattolica, al secondo posto Affinati con L'Uomo del Futuro, il suo libro su Don Lorenzo Milani, terza posizione Vittorio Sermonti con Se Avessero, quarto posto Giordano Meacci, Il cinghiale che uccise Liberty Valance, chiude Elena Stancanelli con La femmina nuda. La serata finale dell'edizione 2016 si è tenuta nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Più di qualcuno ha storto il naso perché la sede storica del Premio Strega è il Ninfeo di Villa Giulia. Ricordiamo, durante la serata finale anche Francesco Piccolo ha avuto da sottolineare il fatto che, vabbè, quest'anno è il 70esimo, si fa prima, poi si torna a Villa Giulia. Se andiamo a vedere comunque le dirette degli anni scorsi, soprattutto sui social network, vediamo che tutti si lamentavano del fatto che il premio fosse al Ninfeo di Villa Giulia, perché sì, è bello, ma si segue male, sì, è bello, ma fa caldo, sì, è bello, ma non si presta. Quindi lo sappiamo, anche se dovessero scegliere di fare la serata finale sul cupolone di San Pietro, ci si lamenterebbe, quindi vabbè. Dovunque sceglieranno di fare le finali del Premio Strega, non è il contenitore che conta, ma il contenuto. E a proposito del contenuto, a quanto pare quest'anno le polemiche sono state poche e molti sono stati contenti della vittoria di Albinati, una vittoria tra l'altro già possiamo dire ampiamente annunciata anche fin dai primi spogli, perché fin dall'inizio è stato il primo sempre in testa, ma anche nella cinquina dominava sempre lui, e va bene, un testo che piace, un testo bello, scritto bene, che però forse alla fine, come diciamo nella nostra recensione, sfianca, perché è scritto bene, racconta benissimo, però 1300 pagine sono tante e alla fine possono stancare, ci vuole del tempo per leggerlo, ma del resto si spera che almeno ora più di una persona lo legga. Visto anche la vittoria del Premio Strega, e come si sottolinea sempre, chi vince il Premio Strega vede che le copie del suo libro vendono di più. La serata condotta da Pino Strabioli, secondo me, è stata splendida, è stata condotta molto bene. Rispetto agli altri anni non ci sono state sbavature, non ci sono state domande stupide. Purtroppo non si sa perché quando si intervista uno scrittore o una scrittrice si fanno sempre le solite domande: perché hai scritto questo libro? Quale messaggio volevi dare? Sempre queste domande si fanno, invece quelle di Pino Strabioli sono state molto azzeccate, molto contestualizzate e diverse dal solito. Un'ultima cosa, prima di lasciarvi alla lettura del libro La Scuola Cattolica, se già non l'avete fatto, è che forse risulto essere un po' snob, ma tutta questa enfasi sul fatto che poi dal libro verrà tratto il film, oh, sinceramente non la capisco. Sono due mezzi espressivi diversi, sono mezzi espressivi che si possono combinare fra di loro. Ma sottolineare in maniera un po' quasi ossessiva che dal libro verrà tratto il film pare quasi voler sminuire il libro a favore del film. Probabilmente, senza dubbio, è un valore aggiunto, ma il premio Strega premia il libro, non il film.